questa serata è dedicata ai primi piatti, no? E io ho scelto due primi, un primo di tradizione e un altro primo che diventa un primo estivo, che invece diventa poi un piatto unico sostanzialmente, no? La prima pasta che noi faremo, e spero che abbiate seguito le mie indicazioni per poterci trovare allineati anche con le cose già pronte, è la pasta alla norma. Naturalmente io, essendo un po' una cuoca alternativa tra virgolette, ho creato questo piatto in maniera un pochino più gourmet, quindi diventerà un timballo di pasta alla norma, che è un pochino alternativo. Cominciamo dal sugo di pomodoro e vado a prendere già la cipolla. La cipolla, per tagliarla bene, per fare in modo da averla immediatamente pronta senza piangere troppo, io mi muovo in questo modo: taglio la cipolla così, in maniera verticale e poi in orizzontale, in modo da avere già tutti i pezzetti pronti per essere poi messi nell'olio d'extravergine d'oliva. Tenete conto che le melanzane assorbiranno un po' d'olio, quindi non esagerate, va bene un paio di giri. Mettiamo sul fornello, sul fuoco o sull'induzione, quello che avete, e lasciamo soffriggere dolcemente fino a quando la nostra cipolla diventerà un po' traslucida, un po' trasparente. Andiamo a preparare le melanzane. Andiamo a togliere questa parte qui, ok, e la sbucciamo con un pela patate un po' in maniera discontinua. Non tolgo via tutta la buccia in questo modo, e tengo da parte le bucce come vi ho scritto nella dispensa. Metto l'altra padella sul fuoco mettendo dell'olio di arachidi. Friggiamo con l'olio d'arachide in maniera che la frittura diventi un pochino più leggera. Nella cipolla ci vado a mettere anche un po' di basilico, in modo che rafforzo il profumo dell'olio, e nel frattempo vado a tagliare la melanzana. In questo modo taglio la melanzana di mezzo centimetro. Ecco qui, vado a guardare le mie cipolle, vedete che sono diventate più lucide, più trasparenti. Adesso verso la salsa di pomodoro, salo leggermente. Ricordatevi che noi abbiamo una ricotta salata dopo, che sala parecchio, e vado a mescolare tutti gli ingredienti e lascio sobbollire a fuoco moderato finché sarà cotta. Intanto cominciamo a friggere le melanzane, che è importantissima questa cosa. Ecco qua, vedete, così deve essere l'olio. L'olio deve friggere proprio per poter fare le melanzane. Nel frattempo tagliamo a striscioline le bucce a julienne, vedete, così, in questo modo. Fatela con calma e non vi tagliate, mi raccomando. La melanzana sarà pronta quando, girandola, ecco, questo è il colore che deve avere più o meno. Ok? Ok, andiamo avanti, vediamo il sugo come va. Va benissimo, passiamo un po' la fiamma. Questa è la mia pasta già pronta, la ricotta è qui, vedete? Questa è la mia ricotta salata, eccola qua, vedete? Ora siamo arrivati alle bucce, qui, alle buccettine. Le metto dentro una ciotola. Prendo un cucchiaio di farina, lo verso sopra in questo modo e le infarino. Dopodiché passo alla frittura anche di queste. Vedete che io adesso metto nell'olio le bucce infarinate. Queste saranno la decorazione del nostro piatto.
Ecco. Questo è una salsa buonissima, ed estiva naturalmente, perché la melanzana è solo estiva. Non mi permetto neanche di pensare di pomodoro. Va benissimo. Ok, e intanto mi occupo della pasta. A questo punto prendo la mia ricotta e la faccio cadere grattugiata a pioggia. Dopodiché, sempre con le mani pulitissime, io comincio a infarinare proprio con la ricotta la mia pasta. Vedete, proprio con le mani dovete farlo, perché non c'è un'altra possibilità. Metto anche un po' di pepe. E vado a mescolare ancora. Allora, anche la salsa è pronta. Quello che dobbiamo fare adesso, dobbiamo andare a mettere nella nostra teglia un po' di salsa di pomodoro nel fondo, in questo modo. Ok? E poi dobbiamo foderarla in questo modo. Le appoggiamo perpendicolarmente al piatto sotto. Così. Se escono fuori non è un problema, però non devono essere solo ed esclusivamente perpendicolari al piano. Vedete che sono perpendicolari, non devono andare dentro. Quando io ho fatto questa operazione, comincio a mettere i maccheroni in piedi, vedete? Proprio in piedi, come dei soldatini. Quindi la pasta non sarà seduta, ma sarà sull'attenti in piedi. Accendete il forno a 200 gradi. Sembrano che già ci sono tutti, però vedete che io allargo un pochino in questo modo e ci vado a infilare qualche altro maccherone all'interno, in modo che siano belli fitti fitti e non si allarghino tra di loro in cottura. E comincio a riempire col sugo di pomodoro tutti i buchi della pasta. I fori, devo andare fin dentro, il sugo deve scivolare giù. A questo punto vado ad abbassare tutte le melanzane che stanno fuori dalla teglia, se ce ne avete, così, in questo modo. Chiudo un po', in maniera che, e con le altre melanzane rimaste vado a chiudere tutto il mio timballo. Queste melanzane diventano la base del vostro timballo, perché poi lo andremo a sformare. Adesso vado a grattugiare sopra dell'altra ricotta salata, in questo modo, e vado direttamente in forno adesso. Quindi io vado così, la appoggio, metto un po' di pepe anche. E vado in forno. Quando mi sono resa conto che
proprio perché c'è stato il lockdown e non c'era la possibilità di avere dei bar aperti, non c'era la possibilità di poter andare a mangiare, quindi le persone che lavoravano non riuscivano ad andare nei bar come si fa o a mangiare un'insalatona. Io questa insalatona per i miei, le mie clienti, e i miei clienti l'ho racchiusa all'interno di un vaso di vetro. Perché l'ho racchiusa all'interno di un vaso di vetro? Per fare in modo da insegnare loro, infatti ho tenuto dei corsi di cucina proprio su questo, insegnare come un'insalata può essere preparata addirittura il giorno prima, senza subire danni, senza ossidazione del prodotto. E questa cosa naturalmente io l'ho chiamata insalata da passeggio. Perché da passeggio? Perché mi dà la possibilità di portarla ovunque vado e poterla mangiare in qualsiasi modo io voglia. Mi basta una forchetta e un tovagliolino e poi basta. Quindi in questa insalata ci sono tutti gli elementi che servono a un piatto completo: il carboidrato, la proteina, i sali minerali e le vitamine. Tutto è racchiuso dentro un barattolo di vetro. Quindi io queste insalate le ho pensate in questo modo. Ma la cosa bellissima di questo progetto di cucina è che queste insalate le potete preparare prima. Quando noi prepariamo queste insalate, io comincio a spremere un po' di limone in questo modo, ci aggiungo un po' di pepe, ci metto del sale un po' in più di quanto ce ne metterei perché deve condire un pochino tutta l'insalata, dopodiché vado a mettere della senape classica in questo caso, ma voi potete usare quello che volete, un cucchiaio circa o anche di più se vi piace, oppure no se non vi piace. A questo punto con una forchetta vado ad emulsionare, vado prima a girare questi, poi aggiungo l'olio e creo un'emulsione. Questa parte qua la lasciamo nel fondo del nostro barattolo. Ok, dopodiché andiamo a prendere il peperone rosso, lo tagliamo prima a strisce, in questo modo, a falde sottili, e poi lo tagliamo a pezzetti, a dadini. Allora metto giù i peperoni rossi, vedete, in questo modo, e poi metto subito su il peperone giallo. Ok, dopodiché metto sopra l'altro strato giallo, quindi vedete già il colore. Dopodiché io vado ad aggiungere qui il mio riso. Anche il riso non deve essere per forza riso basmati. Dopodiché vado a mettere 2-3 cucchiai di ceci, e questa è la nostra proteina. Ok, in questo modo riempiamo. Così vado ad inserire un altro condimento, sono le olive taggiasche, in questo modo, vedete? Metto anche un po' di olio. Ok, dopo le olive taggiasche prendo un pochino di uvetta sultanina e la metto sopra. Per finire metto dei semi misti, e anche qui potete fare quello che volete. Quando io ho finito questa operazione, vedete, ho qui il mio spinaccio e lo vado a inserire in questo modo. E poi chiudo, in questo caso con l'eclipse. Se avete invece un barattolo che è con il tappo che si gira, con la capsula, eccola qua. Questa è la mia insalata. Guardate come si vedono bene gli strati. Quando dovete mangiarla non fate altro che fare così. Quindi fate scorrere il dressing, la parte diciamo del condimento, poi ci sono le olive che hanno condito, e potete mangiarla tranquillamente.
ecco, l'aprite in questo caso e potete cominciare a mangiarla partendo un pochino dal basso, perché vedete che è già bella condita qui, dove vado, al contrario, ecco, è bella già condita e potete cominciare a mangiarla tranquillamente. Ecco, questa è una delle insalate da passeggio. Allora, guardate, io prendo la mia teglia, la giro in questo modo, vedete, e poi apro piano piano, lentamente, e tiro fuori. Vediamo se... Ok. È ancora troppo calda, eh? Perfetto. Tiro fuori il ring e poi, con calma, senza scottarmi, vado a tirare fuori qui. E vi faccio vedere com'è venuto. Vedete che bello che è? Vedete? È proprio un timballo. Rimane proprio come una torta, come dicono sempre qui, no? Quando vedo che faccio questo lavoro, sembra proprio una torta di pasta, praticamente. Volendo, adesso io potrei andare a inserire nel forno il mio piatto, che deve essere comunque un piatto di ceramica per poter tornare in forno, e potrei farla gratinare leggermente su questa parte qui. Ma in questo caso io che cosa faccio? Il croccante glielo vado a dare con le bucce che sono andata prima a friggere, vedete, le bucce di melanzane, in questo modo. E poi finisco, ho le mani belle un po' abbastanza unte, così posso lucidare il mio basilico e poterlo inserire in questo modo. E questo è il piatto. Sto quando vedete che belle che sono le melanzane fatte così. Ecco, questo è la norma di mia sulla versione di Pino Cuttaia, e questa invece è l'insalata. Ok, questi sono i due piatti che io ho creato appositamente per voi. Spero che vi sia piaciuto e spero che vi piacerà anche quando assaggerete. E poi spero che queste insalate ve le porterete dappertutto, anche al mare. Ecco, detto questo, io vi saluto, spero di rivederci il prossimo anno se c'è ancora Edu Chef per voi. Grazie infinite e a presto, dovunque voi vogliate. Grazie, grazie, grazie. Bacio. Buonasera, buona serata, buona norma, arrivederci.